La riflessione in casa viola è la seguente: siamo da Champions anche in campionato? Dopo la fortunata campagna d'Ungheria, se lo chiede Prandelli e se lo chiede Andrea Della Valle, che torna al Franchi a un mese dalle proprie dimissioni da presidente. Ma il Napoli di Mazzarri fa paura, parte bene, qui c'è un tentativo, a dir la verità, della Fiorentina con Vargas che spedisce sul fondo, ma è un Napoli davvero di impatto quello che si presenta al Franchi all'inizio e anche qui alla mezz'ora con questa grande doppia occasione, la prima per Lavezzi, la seconda per Maggio. Si conferma in forma straordinaria Fre, che non subisce gol in campionato in casa dallo scorso anno, è arrivato solo con quello di Mutinho qui al Franchi in questa stagione nella playoff di Champions League. Nel secondo tempo da angolo ci prova prima Gilardino, poi Jorgensen fermato da Hamsik, prima era stato grande stavolta De Sanctis a imitare un po' Fre dalla parte opposta. Per questa spinta malandrina da parte di Vargas ai danni di Maggio si infuria Mazzarri in una fase centrale della ripresa in cui succede un po' di tutto in campo, tantissimi cartellini sventolati da Emidio Morganti, si arrabbia un po' troppo però Mazzarri, questa è la prima sua espulsione da quando siede sulla panchina del Napoli, cioè una settimana. Qui il Napoli nel finale ci prova, calcio di rigore per questo fallo, giudizio di Morganti, di Gobbi su Hamsik sul dischetto, mentre rivediamo il replay, va Fabio Quagliarella che cerca il quarto gol in questo campionato, il suo destro, la grandissima parata di Fre, va praticamente a segnare un gol il portiere della Fiorentina che trova e tiene l'imbattibilità in questo campionato al Franchi. Ci prova ancora il Napoli con Quagliarella, il suo destro, la risposta con i pugni a suo solito del portiere francese. Poi nel finale qui il Napoli che tiene questo pallone in mezzo al campo dopo una sbavatura da parte di Montolivo, Hamsik che apre per Denis appena entrato in campo proprio per Quagliarella, il tocco morbidissimo opla, da parte di Cristian Maggio, ancora un gol pesantissimo per lui, cade l'imbattibilità interna di Fre. Dopo 593 minuti il Napoli torna a vincere fuori dopo un anno, numeri da resurrezione per gli azzurri e da riflessione ulteriore per i viola.